Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G ed oggi vi porto un video assemblaggio di un PC. Prima di cominciare però vi devo dire tre cose molto molto veloci e molto molto semplici. 1. Il PC che andremo ad assemblare è su base AMD con socket AM4, quindi se volete vedere un PC su socket LGA1700 di Intel lo trovate nella scheda qui su o qui o comunque qui da qualche parte nel video e credo che sia la stessa modalità di montaggio poi di un PC con i nuovi Ryzen 7000, perché entrambi monteranno un socket LGA 1700 per Intel e 1718 per quanto riguarda AMD, quindi non credo ci saranno grandi difficoltà o comunque grandi differenze. 2. Parte della build sarà mandata da BeQuiet, per cui grazie mille BeQuiet per il dissipatore a liquido, che è uno degli ultimi usciti della loro linea, e anche le ventole che utilizzo per l'airflow in questo PC. Quindi un grandissimo grazie a BeQuiet per questi prodotti che sono silenziosi, performanti e decisamente molto molto belli da vedere. 3. In descrizione trovate 1. La build completa con link affiliato se volete acquistare qualcosa e supportare direttamente il canale. 2. Il canale delle offerte Telegram se volete trovare qualche offerta carina per quanto riguarda texche, dei video e altre cose, venite a trovarci perché molta gente si trova molto bene. E ci sono tutti i miei social in descrizione. Quindi nulla, direi che possiamo bandare le ciance. Direi che possiamo adesso andare seriamente al vivo del video e ci vediamo alla fine per qualche conclusione. Senza ulteriori indugi andiamo a cominciare l'assemblaggio del nostro PC. La prima cosa da fare ovviamente è prendere la scheda madre. In questo caso noi abbiamo una ROG Strix B550A Gaming, una scheda madre davvero molto molto carina dal punto di vista estetico e che promette di poter ospitare un bel po' di CPU AMD, fondamentalmente tutte quelle col socket AM4, perché questa è la cosa più importante che dovete vedere quando si tratta di scheda madre, la compatibilità con il processore. Allora, la prima cosa da fare è tirare fuori la scheda madre dalla busta antistatica e poggiarla sulla scatola. Questo perché dovete sapere una cosa interessante, e cioè le scariche elettrostatiche accumulate nei nostri vestiti, accumulate comunque sul nostro corpo in generale, possono seriamente danneggiare la componentistica hardware. È rara come cosa, ma una scarica statica abbastanza forte può effettivamente bruciare alcuni dei componenti che troviamo qui sulla scheda madre. Cosa andiamo a notare prima di tutto di interessante e di importante? Questo qui è il socket AM4. Il socket AM4 è compatibile con tutti i processori Ryzen. In questo caso questo è lo scatolo di un 5700G, ma noi andremo a montare un 5800X. E di importante andiamo a vedere anche le porte SATA che si trovano su questo lato. Nel caso in cui voi voleste montare degli SSD SATA per lo storage di dati, ma nel nostro caso dovremmo utilizzare solamente gli slot NVMe, cioè 1 e 2, 1 per il disco principale del sistema operativo e 2 per il disco di storage. Andiamo adesso piano piano ad aprire la scatola del processore e dov'è? È da questo lato. Vediamo che il processore è tenuto al sicuro da uno scatolotto di plastica che, sorpresa sorpresa, è effettivamente abbastanza per tenere un processore al sicuro da eventuali urti. Come vedete, questo qui è un 5800X, un processore a 8 core 16 thread, più che sufficiente per il nostro PC da streaming, perché attenzione, questo PC sarà dedicato solamente allo streaming. Andremo poi a mettere una scheda grafica perché, come ho già detto molte volte, i nuovi aggiornamenti di OBS permettono la registrazione e lo streaming a qualità video decisamente maggiori, quindi più potenza grafica può farci solo che comodo. Adesso, tramite la linguetta, si apre, ecco qui lo scatolotto. C'è un po' di pasta termica perché questo processore è stato
tirato fuori da un altro PC e infatti ho già la pasta termica sulle dita. Sì, mi piace tantissimo la pasta termica sulle dita. Adesso cosa si fa di bello? Vedete che qui c'è praticamente il retention arm del socket. Che cosa si fa? Si preme, si tira verso di voi e si alza. Adesso il socket è aperto. Si prende il processore e in questo verso, attenzione, non riesco a farlo vedere perché è piccolissimo, ma ad ogni modo l'orientamento giusto per i Ryzen è questo, e cioè la scritta deve essere orientata in questa direzione. Benissimo, ora è a fuoco e si vede meglio. Basta fare così, piano piano muoviamo il processore fino a che non entra precisamente nel socket, e dopo aver fatto questo si prende il braccetto, il retention arm, e pam, si riporta al suo luogo di origine. Il processore adesso è installato sulla scheda madre e io devo pulirmi le mani perché ho la pasta termica in mano. Dopo aver installato il processore possiamo installare la memoria RAM. In questo caso noi abbiamo delle Crucial Ballistics molto molto semplici come slot, come RAM, fondamentalmente nulla di troppo spinto per questo tipo di processore. Abbiamo delle 3600 MHz CL16 che sono comunque una latenza più che dignitosa per quanto riguarda i Ryzen. C'è scritto anche qui sulla scheda madre, vi faccio vedere meglio, quale slot dovreste utilizzare per primo quando andate ad installare della RAM. C'è scritto B2 e A2. B2 e A2 sono precisamente lo slot numero 2 e lo slot numero 4. Quindi noi ora cosa andiamo a fare? Andiamo a innanzitutto allargare l'inquadratura, andiamo ad aprire tac e tac. Sotto non si aprono per fortuna da due generazioni di schede madri, così è tutto molto più semplice, e cerchiamo di allineare, vedete qui, il notch, la spaccatura della RAM con il notch che c'è qui sulla scheda madre. In questo caso credo che il tutto debba andare così, al massimo spacchiamo qualcosa, ma vi sorprenderebbe sapere quante volte il verso viene confuso. Non vi preoccupate, fate tutto con calma. Una volta che il banco di memoria è entrato nello slot, basta semplicemente premere e sentire i due click. Metto il fuoco manuale, così forse è un po' più semplice anche per voi vedere. Comunque, basta inserire qui, spingere e sentire due click. Facciamo la stessa cosa per il secondo slot di RAM. Se siete incerti dell'orientamento della RAM, se la scritta sul primo banco è in questa direzione, la scritta sul secondo banco sarà nella stessa direzione. Quindi si fa così, e infatti il secondo è entrato molto più velocemente. Si prende e si spinge. La RAM è stata installata con successo. Personalmente parlando, credo di utilizzare da oggi in poi due slot di RAM per quanto riguarda le build, sia AMD sia Intel, perché abbiamo visto ultimamente, soprattutto con i processori Intel, che 4 slot di RAM molte volte non fanno accedere al profilo XMP e tolgono prestazioni gratuite alle RAM, a meno che non facciate del tuning manuale. Però voglio dire, in questo caso ne lasciamo 2 giusto per stare sicuri. Adesso installiamo gli SSD. Io ne ho 2. Questo qui senza etichetta è un Samsung 970 Evo Plus da 250 GB, dove sarà installato il sistema operativo e sarà installato qualche software che utilizzerò in maniera primaria. E poi abbiamo un Sabrent Rocket PCI Express 3.0 per lo storage, ed è un SSD da 1 TB di capacità. È un ottimo SSD per la velocità e le temperature. Io mi sono ricreduto ultimamente perché l'ho provato anche senza slot di dissipazione, perché questi pezzi di metallo sono degli slot di dissipazione per i vostri SSD, perché questi SSD NVMe possono essere decisamente molto molto caldi se vengono utilizzati in
maniera intensa, ma abbiamo visto tramite video sull'internet che prima che le performance comincino a degradarsi bisogna effettivamente raggiungere oltre 90 gradi di temperatura, ed è una cosa molto molto rara che succede. Allora, abbiamo tolto il braccino metallico che serve a coprire lo slot M.2 e sotto vediamo che c'è un pad termico. Adesso questa qui è una pellicola che deve essere assolutamente tolta perché è plastica e potrebbe inficiare la conduttività termica del vostro SSD, quindi basta sollevare e voilà, a posto. Ora prendiamo il nostro SSD, un attimo che vi zoomo così vi faccio vedere pure meglio. Che bello avere una lente zoom. Andiamo a mettere l'SSD in questa porta. Basterà allineare, come sempre, i notch, quindi si infila così. Sì, la scheda madre, essendo nuova, ha praticamente le plastiche un po' durette, quindi si spinge dentro così e l'SSD è installato in parte. Ora in teoria dovremmo mettere praticamente una vite qui, ma sinceramente parlando non è necessaria, cioè non... io sono sempre dell'opinione che è inutile mettere cose in più dove non è necessario metterle. Quindi lasciando l'SSD così, si prende il braccino, si allineano le viti che sono sotto sulla scheda madre, questa è la parte difficile, e il tutto dovrebbe essere allineato per bene. Ora avvitiamo una. Non ha fatto presa, e vi dico io perché non ha fatto presa: perché l'abbiamo messa al contrario. Ecco perché. Allora, assemblare un PC è di default una cosa molto molto semplice, seriamente parlando è facilissimo. Il problema poi è farlo quando ci si sta praticamente riprendendo e si cerca di avere il tutto in maniera precisa e bella a vedersi. Adesso questo qui lo possiamo avvitare perché dovrebbe fare subito presa, ecco qui, e adesso vediamo che questo qui dovrebbe essere entrato nel suo alloggiamento, ecco qua. Perfetto, l'SSD che ospiterà il sistema operativo è stato installato, e adesso ovviamente facciamo la stessa cosa con il secondo SSD in quest'altro slot. Un consiglio che posso darvi quando si tratta di avvitare queste viti molto molto piccole è quello di non stringere tantissimo, perché si rischia veramente di spanare qualcosa, rompere parti delicate e mandare tutto a quel paese. Adesso è il momento di passare al sistema di montaggio del dissipatore, perché è la prima volta che monto un dissipatore a liquido di questo tipo e sinceramente parlando non so veramente cosa aspettarmi. Il dissipatore che andremo a montare è un dissipatore a liquido che ci è stato mandato da Be Quiet, è un PureLoop 2FX. Be Quiet ha praticamente compiuto 20 anni di attività e ha lanciato due nuovi prodotti, uno dei quali è questo qui, un PureLoop da 280 mm con RGB, fondamentalmente questa è la differenza, una pompa che non è nel water block, quindi possiamo posizionare questo dissipatore non nelle posizioni che meglio riteniamo opportune, e un sistema di refill estremamente semplice con una boccettina inclusa nella confezione e due Lightwings da 140 mm. Le Lightwings sono delle ventole ARGB di Be Quiet che io ho recensito qualche video fa, e adesso andiamo a vedere un pochettino il dissipatore nel dettaglio. Allora, aprendo lo scatolo, questo è quello che ci si presenta all'interno. Io ovviamente ho tolto un po' di pellicole giusto per capire se tutte quante le componenti fossero integre o meno.
Qui abbiamo una delle ventole da 140 mm, è una Lightwings questa qui, davvero molto molto carina, molto molto grande, soprattutto con la gomma qui dove si va ad avvitare il tutto affinché non ci siano vibrazioni strane. Ne abbiamo due di queste ovviamente, una e qui c'è la seconda. Abbiamo il boccettino di refill del loop, che è una cosa spettacolare secondo me, 100 millilitri, non so se riesco a farvelo vedere in qualche modo, forse così, ecco qui, 100 millilitri, che dovrebbe essere abbastanza per un refill da fare credo una volta ogni 5 anni fondamentalmente. Perché dovete capire una cosa, i dissipatori a liquido sì, hanno spesso delle temperature migliori dei dissipatori ad aria, ma bisogna farci della manutenzione spesso e volentieri, perché l'aria, qui c'è ancora della pasta termica in tutto ciò, l'aria entra all'interno del loop, quindi il liquido refrigerante evapora, è la fisica, funziona così, non è a tenuta stagna, quindi è normale che sia così. E molte volte i punti di cedimento sono la pompa, che spesso si trova qui nel water block. In questo caso noi abbiamo questo water block con dell'alluminio spazzolato molto molto carino, e la pompa che si trova qui praticamente. Questa cosa che vedete qui è la pompa del dissipatore a liquido. Essendo qui e non essendo in una parte che potrebbe potenzialmente essere la parte più alta del loop, il tutto non dovrebbe rompersi e dovrebbe durare il più possibile. Ecco perché Be Quiet vi dà anche del liquido, così che possiate rifillare il loop nel corso degli anni. Ma adesso andiamo a prendere il radiatore e guardiamolo un po' più da vicino. Spostiamo un attimo lo scatolo. Questa è una cosa che dovreste sempre fare, cioè fare un unboxing dei componenti e vedere che il tutto sia integro. Corpo lamellare bello, bello denso, devo essere sincero. Qui abbiamo la nostra vite con la porta di refill del loop. Qui abbiamo appunto la pompa con connessione, questa è la connessione dell'alimentazione della pompa, e qui abbiamo un connettore ARGB per quanto riguarda il water block. Qui il water block con il suo classico con la sua classica pellicola, attenzione, rimuovere prima dell'utilizzo, perché molta gente purtroppo non rimuove queste pellicole e poi si trova con il processore a 90 gradi senza sapere come. In cosa molto interessante, in questo Pure Loop 2 FX c'è anche questo, che è un hub per gli RGB e per le ventole che Be Quiet include nella confezione. Abbiamo praticamente l'alloggiamento per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, in totale 6 ventole se non erro, sì, 2, 2 e 2 ventole e 3 e 3 connessioni ARGB. Veramente un'inclusione molto molto apprezzata, mi piace davvero tanto, qualcosina di studiato davvero davvero bene. Ma adesso andiamo a vedere come si monta il dissipatore sulla scheda madre, perché sì, oltre a montarlo nel case dovete montarlo sulla scheda madre e sul processore. Nel libretto di istruzioni, che è qualcosa che dovreste sempre tenere sotto mano, c'è spiegato come sul socket AM4 e socket AM5 che uscirà nei prossimi mesi il tutto debba essere montato, e cioè bisogna andare a rimuovere queste due parti, le parti in plastica, e utilizzare le viti e gli stand off presenti nel kit con il sistema di montaggio. Per chi è pratico dei dissipatori ad aria di Be Quiet, questo è lo stesso identico sistema di montaggio del Darkrock Pro 4, quindi molto molto semplice. Quindi come si fa il tutto? Prendiamo il nostro bellissimo cacciavite e cominciamo a svitare, ci vuole un po' di forza in effetti, cominciamo a svitare. E non capisco il perché queste viti siano così dure, tanto che mi stanno praticamente rovinando pure il cacciavite. Benissimo. Ok, forse devo prendere un cacciavite un pochettino più duro. Vediamo ora se con quest'altro cacciavite riusciamo a svitare il tutto. No, ma sono durissime. Come mai sono così dure queste viti? C'è qualcosina dietro. Questa qui è la placca che praticamente deve essere svitata, al quale poi sarà montato il sistema di fissaggio del dissipatore.
Non so perché sia così dura, sincero, quindi forse devo farci un po' più di forza o non so che, ma è qualcosa che mi capita per la prima volta, sincero. Credo che comunque, essendo appunto la scheda madre nuova, ste viti sono praticamente durissime. Ok, una l'abbiamo svitata. Sto svitando in un verso e sto aggiustando il fuoco nell'altro verso. È qualcosa di estremamente difficile da fare. Le viti che dovete tirare fuori sono così, praticamente. Attenzione nel caso in cui voi doveste avere dei problemi con... Un attimo, cercando di mettere a fuoco manuale. Attenzione nel caso in cui doveste avere problemi con la vostra scheda madre, perché questo sistema di montaggio in plastica con le viti è necessario se doveste andare a richiedere assistenza dalla casa produttrice della scheda madre. Quindi non buttate mai nulla, scatole e accessori compresi, mi raccomando. Ora svitiamo le altre viti e togliamo, ecco qui, la copertura in plastica. Questa qui anche non deve essere buttata, quindi si mette da parte. È proprio sta vite qua ad essere dura come a che, non ho capito perché, ma ok. Quest'altra invece? No, quest'altra invece gira facilmente. No, non riesco assolutamente a svitarla sta vite. E cioè, per farvi, non so se riuscite, riesco a farvelo vedere, ma mi sta rompendo piano piano il cacciavite. Quando rimette a fuoco, mi sta praticamente piano piano rompendo tutto il cacciavite. Va bene. Io so che la scheda madre ha comunque un certo tasso di flessibilità, ok, però andare a premere troppo su un componente, io sto facendo forza, non riesco proprio a fare presa, questa cosa mi fa arrabbiare parecchio. Andare a fare troppa forza su un componente così è dannoso, perché si potrebbe veramente rompere qualcosina. Va bene, cambio punta allora. Boh, forse la punta era troppo piccolina e delicata, quindi... Ah, questi sono gli inconvenienti belli, quelli che è bello riprendere in video. E io non so che dire, sincero, non so che dire. È effettivamente troppo dura sta vita. Ok, no, forse no. Sì, invece, è viva. Ho dovuto fare una pressione molto molto più alta del normale. E rovinare il cacciavite non è una cosa normale, quindi è una... questa è un'anomalia. Questa è decisamente un'anomalia che è successa. Ma va bene, per farvi capire, adesso cerco di farvi vedere questa vite nella parte superiore. Guardate un pochettino come si è rovinata, perché ho cercato di comunque di svitarla con molta molta forza. È decisamente qualcosa che non succede tutte le volte, è capitato, quindi ok. Adesso sostituisco un pochettino la piastra posteriore del socket, perché quella originale della scheda madre la utilizzerò per fare altre cose. E si vendono queste piastre nel caso in cui doveste perderne una, si vendono, ma vi suggerisco di tenere sempre quella originale se aveste dei problemi per quanto riguarda la garanzia. E il sistema di montaggio, come abbiamo visto, oltretutto lo guardo anche io per un memento, bisogna mettere stand off, pezzetto di metallo e viti, che dovrebbero essere tutte qui dentro, perché si sente. Adesso, aprendo lo scatolotto, dovremo trovare vari, appunto, varie buste. Con queste sono le viti per il montaggio delle ventole sul radiatore e il fissaggio del radiatore al case, quindi al momento non ci servono. Ma aprendo la busta grande troveremo varie busticine con un'etichetta, in questo caso, dato che il nostro è un socket AMD AM4, ci serve questo. Questo qui è tutto il kit di montaggio, che dovrebbe essere abbastanza semplice da utilizzare. Quindi abbiamo detto, io ora sto aprendo la bustina. Ecco qua, queste qui sono le parti importanti, senza le quali non riusciamo a montare il water block del dissipatore.
Quindi piano piano ce le facciamo cadere in mano senza far sbattere nulla sulla scheda madre. Non succede nulla che non succede nulla, però voglio dire, voglio evitare. Allora, vedete che questi standoff sono più larghi da un lato che dall'altro. Infatti il lato largo deve essere messo così verso il basso e il lato un po' più stretto deve essere messo verso l'alto, così che le viti possano fare presa. Infatti qui ho invertito i due lati, sono un, come si dice in inglese, un trimon, o come si dice a sud Italia, un trimone. E adesso prendiamo un sistema di fissaggio. È caduta la bustina, ricordate che deve essere, il tutto deve essere messo così. Praticamente, diciamo, la parte a rientrare deve andare verso il processore. Quindi cominciamo a mettere una vite, poi mettiamo un'altra vite e le altre le posiamo giusto per non fare danni. E con, metto un attimo il fuoco, ma raga è una cosa difficilissima riuscire a fare tutto così in presa diretta, così avvitiamo. Ecco, quando le viti sono fatte bene, non sono strette come qualcosa di estremamente stretto, il tutto risulta molto semplice da fare. Quindi ed ecco qua, questo qui è metà del sistema di montaggio del nostro dissipatore, del water block, del dissipatore a liquido. Qui potete anche dare una stretta giusto affinché il fissaggio non sia ballerino. Non è bello stringere sul processore, soprattutto se avete un processore Intel, rischiate seriamente di rompere qualcosa e non mi sembra proprio il caso. Adesso, dopo aver recuperato l'altro sistema di fissaggio, non vi preoccupate se qualcosina cade sulla scheda madre, così non succede nulla. Il problema c'è, adesso c'è della pasta termica sul sistema di fissaggio, madonna. Raga, la pasta termica è qualcosa di spettacolare. Dicevo, comunque, la cosa brutta è se dovesse cadere qualcosina di appuntito come un cacciavite. Quello comincia ad essere in effetti un po' problematico come scenario. Quindi si tiene fermo con una mano, si avvita qui, si avvita qui, e credo che al di fuori del case abbiamo fatto tutto. Ecco qua, praticamente la nostra build al di fuori del case è praticamente completata. Infatti abbiamo assemblato tutto: processore, RAM, SSD e sistema di montaggio del dissipatore a liquido. Ci manca qualcos'altro? No, siamo pronti per i prossimi passaggi. Quindi adesso, prima di mettere mani nel case, andiamo a fissare le ventole del dissipatore a liquido sul radiatore del dissipatore a liquido. Ok, abbiamo qui il nostro radiatore e ci serve, ecco qui, ci servono tutte le viti del sistema di montaggio, dato che qui ci vanno solamente due ventole da 140 mm ognuna. Avremo bisogno di soltanto 8 viti per il fissaggio. Ovviamente viene da sé che ci sono 4 viti per ventola, e nel caso in cui voi aveste un radiatore da 360 mm o 420 mm dovrete utilizzare più viti. Una, qui si prendono le viti lunghe, perché le viti lunghe hanno la filettatura solamente alla fine, quindi devono attraversare tutto il corpo della ventola e devono andare a combaciare con i buchi che ci sono qui sul radiatore. Qualcosa di estremamente semplice concettualmente, qualcosa di sorprendentemente complicato se lo fate mentre cercate di registrare un video. No, scherzo. La gente ultimamente mi chiede: ma perché parli così bene di Be Quiet? Ti sta spedendo roba e quindi sei più incline a parlarne bene? No, non è questo. Avete visto questa vite come è entrata velocemente? I prodotti di Be Quiet sono estremamente rifiniti in ogni particolare, e credetemi, io mo di case, ventole, dissipatori ne ho visti tanti. Vi posso dire che poche volte ho visto la cura del dettaglio
come c'è sui prodotti di Be Quiet. Sicuramente altri produttori hanno la stessa cura per il dettaglio. Io al momento parlo di Be Quiet perché è il brand col quale sto avendo più a che fare nell'ultimo periodo, quindi mi sembra anche giusto parlarne in maniera oggettiva. Nemmeno non sto facendo favoritismi, anzi sono estremamente oggettivo quando dico determinate cose. Un attimo che sposto il tutto così vedete anche meglio. Sì, raga, mi sono inventato praticamente un sistema di tenuta della telecamera qui, è fantastico. Qui abbiamo l'ultima vita. E ecco qua. Io praticamente lo sto facendo con una mano, l'altra mano è qui, e il tutto riesce praticamente ad essere estremamente fluido. Abbiamo montato la prima vita e tendo a tenere ovviamente i cavi nel retro del corpo della ventola. Questo perché quello che noi andremo a vedere è praticamente questo, ok? Quindi il tutto sarà così. Quindi i cavi dell'alimentazione della ventola e delle LED RGB devono stare sul retro, così che il cable management risulti più semplice. Quindi il tutto sarà così. Estremamente bello. Oltretutto mi piace che questo colore, il colore del water block, sarà in tinta con quello della scheda madre. Quindi tanta roba. Adesso applichiamo la seconda ventola. Mi piace molto anche che questo dissipatore a liquido arrivi comunque con un hub per gli RGB e per la per l'alimentazione delle ventole. Qualcosa di estremamente utile secondo me e comodo per quando poi andremo a fare del cable management. Questo video è già lungo, 44 minuti. Non abbiamo ancora messo le mani nel case, quindi bene. E voilà, il tutto è stato montato molto veloce e molto facilmente. Come sono belle le Lightwings? Io ho quelle lì da 120 mm, ma queste qui da 140 sono belle perché sono più imponenti. E sorpresa sorpresa, oltre a queste due ne monteremo altre tre nel nostro case, sempre di Be Quiet, così che il tutto si mantenga bello silenzioso. Adesso queste viti, che sono importanti perché sono quelle del fissaggio del radiatore al case, dobbiamo metterle in un posticino sicuro, così che non cadano, così che non le perdiamo e così che possiamo montare il nostro radiatore al case. Raga, il fugo manuale è qualcosa di difficilissimo da masterare se non avete un po' di memoria muscolare, quindi ci vediamo tra poco per mettere le mani nel case. Allora, siamo tornati, abbiamo qui il nostro case. Questo qui nello specifico è un PCO11 Dynamic di Lian Li. Non vi faccio vedere come si apre il case e come si smontano tutte le varie paratie, perché non è detto che voi utilizzerete questo case, quindi suppongo che ogni sistema di montaggio sia diverso e quindi è una questione fondamentalmente di viti che dovete semplicemente svitare e paratie che dovete sfilare. Adesso, questo qui è un case ATX normale, è un mid tower. Praticamente cosa andremo a fare? La scheda madre sarà posizionata qui ovviamente, ma prima di fare ciò io volevo cominciare a mettere tutti i componenti della dissipazione, quindi adesso andremo a montare delle ventole, e cioè le altre tre Lightwings da 120 mm che vi avevo detto in precedenza, nella parte inferiore del case. E cioè, più precisamente, questo è il problema adesso di riprendere tutto il procedimento, questo qui è il fondo del case, e andrò a avvitare le ventole qui. Questo perché il flusso d'aria sarà appunto dal basso verso l'alto, quindi tutto il calore che normalmente tende a salire sarà aiutato da queste tre ventole che adesso andremo a montare. Vediamo se riesco a farvi vedere qualcosina. Sì, più o meno riuscite a vedere il tutto. Vi ricordo che essendo queste delle ventole con dei cavi ARGB e cavo d'alimentazione, dovrete far sì che il cavo vada verso lo chassis, che poi, grazie a questi buchi che sono presenti nel corpo appunto,
permetterà di far passare i cavi da dietro e quindi poi nasconderli per bene alla vista. Quindi la ventola sarà posizionata qua, ci sono dei buchi comunque, adesso cerco un attimo di farvelo vedere con il case così, ecco qui. Cerco sempre di mettere un pochettino a fuoco così che sia più semplice per voi da capire. Vedete che ci sono in pratica 4 buchi, 1 qui, 1, 2, 3 e 4. Questi qui sono apposta per il posizionamento delle ventole. Quindi uno deve prendere le ventole, le allinea con i buchi e tramite delle viti di questo tipo, che comunque escono dalla confezione delle ventole, bisogna andare ad avvitare il tutto allo chassis. Ovviamente io vi evito lo strazio di guardare questo procedimento per 12 volte e taglio un pochettino il video quando il procedimento sarà finito, vi faccio vedere un pochettino il risultato finale. Una volta avvitate le ventole qui sul fondo, vedrete che comunque il tutto sta cominciando a prendere forma e vedete anche che si sta cominciando a formare quel bel mucchio di cavi, la giungla di cavi che a noi piace tanto, ma sono cose che andremo a sistemare dopo. Per adesso potete tranquillamente, dato che ogni ventola ha 2 cavi, se riesco a prenderli senza distruggere nulla, ha praticamente un cavo RGB e un cavo per l'alimentazione delle ventole. In pratica si prende il tutto e si nasconde, se riesco sempre a prenderli senza distruggere nulla, e si nasconde nei buchi dello chassis, perché noi poi dovremo andare a operare dalla parte posteriore per tenere il tutto ordinato. Come potete vedere poi da questa inquadratura, che mi sta uscendo stranamente molto bene, dal vostro case escono ovviamente altri cavi. Questo qui è il cavo HD audio, qualcosa di cui secondo me non dovreste preoccuparvi, perché serve a dare la connessione cuffie e microfono dal case, ma è un cavo di solito soggetto a molte interferenze, quindi lo lascerei anche stare. Questo è un po' più importante, questo è un cavo USB 3.0 che sarà collegato alla scheda madre. Questo qui è un cavo USB 3.2, se non erro, comunque di tipo C, che sarà collegato sempre alla scheda madre. E questi qui, questi piccoli infami, sono i pin del pannello frontale. I pin del pannello frontale richiedono parecchia attenzione perché sono estremamente piccoli, devono essere inseriti sulla scheda madre in maniera comunque molto precisa e dovete fare attenzione al manuale della scheda madre quando andrete a inserire questi, perché tutti i produttori di schede madri hanno un layout personalizzato che a volte combacia con quello di altri, ma questa sarà la prima scheda madre Asus che vado a montare di mio da zero proprio, e quindi oddio, devo controllare un attimo il manuale, perché MSI lo ricordo, Gigabyte lo ricordo, Asus proprio no, ma nel caso ci arriviamo dopo. Per adesso tutti questi cavi, che sono fondamentalmente una dotazione standard di ogni case moderno, li possiamo mettere tranquillamente qua dietro e possiamo proseguire con il nostro routing dei cavi delle ventole. Ora io sto facendo passare tutti i cavi dietro perché abbiamo un hub sia delle ventole sia degli RGB per quanto riguarda appunto le ventole e le ventole del dissipatore a liquido, perché per fortuna il Pure Loop 2 FX arriva con questo hub che è molto molto comodo. Ci sto mettendo sorprendentemente più del previsto, ma ok, sono comunque parecchi cavi che poi andremo a tirare una volta che dovremo farlo, per il momento non è che ci serve. E poi quest'altra ventola facciamo passare di qua, perché abbiamo un altro apposito comodissimo buco nel quale infilare tutti i cavi, molto 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 easy. Oltretutto queste ventole
hanno sì la parte frontale che si illumina, ma hanno anche la parte posteriore che si illumina. Quindi vedremo degli anelli di luce una volta che accenderemo il tutto. Adesso è giunto il momento di collegare il radiatore del dissipatore al liquido e dopo mettere la scheda madre. Voi adesso vi chiederete: Gim, ma perché metti prima tutto questo insieme di cavi? Semplicemente perché il PC Element Dynamic è un case che permette anche questo tipo di montaggio, avendo un grande spazio per la scheda madre, avendo comunque spazio per la scheda madre, il dissipatore nella parte superiore, io posso anche permettermi di, sapete, attaccare alcuni componenti prima di altri. Questo è semplicemente il mio sistema di montaggio. Allora, il radiatore da 280 mm, c'è qualcosina che spinge qua? No, sono le cose di gomma del case, i grommet, deve combaciare. Vedete, ci sono dei buchi qui che ogni tanto spuntano fuori e dobbiamo far combaciare i buchi con le guide. Quindi si prende una vite, si mette qui in corrispondenza del buco del radiatore e qui riuscite a vederlo praticamente qui. Mantenendo il tutto in maniera salda, cominciamo ad avvitare. Purtroppo questa inquadratura è quello che è, ma il case è molto alto e il posto dove ho montato la fotocamera non può essere modificato più di tanto, quindi chiedo scusa. E un'altra vite viene montata praticamente qui, perché il sistema a croce è il sistema più saldo e il più veloce per fissare dei componenti. In tutto ciò, la vite si è incastrata nel case. Succedono anche queste cose quando si tenta di assemblare un PC. E aspettate un secondo, forse. Ok, ho indovinato il buco. Si fa così. Come dicevo, il sistema di montaggio a croce è il migliore perché adesso io le mani ce le ho qui, vi permette tranquillamente di continuare il vostro lavoro di fissaggio senza dover mantenere con una mano il radiatore nella parte inferiore. Quindi possiamo continuare a montare le varie viti. Abbiamo montato una vite in questa zona, la seconda, la terza. Adesso ne abbiamo una qui. Ne mettiamo un'altra qui. Ok. Com'è bello quando le filettature sono morbide? È una goduria assurda. E mettiamo l'ultima vite. La mettiamo qui. Guardate, le filettature sono. Oddio. Oh no, ho perso la vite. No, l'avevo presa. Le filettature sono talmente morbide che potrei in effetti montarle tutte e 8 le viti, sapete? Sì, anche perché non mi vorrei ritrovare con delle viti in più che poi non so cosa farne. Quindi sì, dai. Montiamo. Facciamo un applauso a Be Quiet perché fa le filettature belle e mi fanno venire voglia di montare il tutto. Oh yes. Oh yes. Direi che adesso possiamo anche cominciare a pensare di inserire la scheda madre all'interno del nostro case. No, perché una vite qui non aveva fatto bene presa. Per colpa mia l'avevo messa un po' storta. Ok, perfetto. Allora, ciò che ci appare adesso agli occhi è qualcosa di simile. Abbiamo in pratica sopra il nostro sistema di dissipazione a liquido. Qui abbiamo poi il water block che andrà sulla scheda madre. E qui abbiamo le ventole che aiuteranno l'aria calda a salire. Quindi tanta tanta roba. Ci piace, ci piace, ci piace. A me piace molto. Ma adesso è giunto il momento di montare la scheda madre. Anzi, prima di fare ciò, vi conviene a questo punto cominciare con il passaggio dei cavi, sempre ARGB e alimentazione delle ventole. E li fate passare per i grommet che si trovano in questa zona superiore del case. Sono grommet gommati così che i cavi non si rompano, perché potrebbe succedere che, come
con alcune marche di case che sono, diciamo, meno rifinite di altre, il bordo tagliente dello chassis possa andare a danneggiare i cavi, e non è proprio bello poi avere un cortocircuito sullo chassis. Credetemi, si rischia veramente di fare un casino. Riprendo i cavi e li metto qui dietro. Mi sto permettendo tutta questa comodità perché poi non dobbiamo andare a collegare queste cose direttamente alla scheda madre, ma all'hub USB, che poi sarà collegato alla scheda madre. Se invece avessimo dovuto collegare tutto alla scheda madre, avrei prima di far passare i cavi di qua, avrei messo prima la scheda madre e poi avrei studiato il passaggio dei cavi. Ma così, tanta roba. Oltretutto, perché vedete, i cavi sono praticamente nascosti, sono qui dietro. Qui è giusto che si vedano un attimo, ma sono effettivamente in misura molto molto piccola. Quindi possiamo cominciare a mettere la scheda madre. Scheda madre di fattura di taglio ATX, e infatti vedete che noi qui abbiamo 9 standoff. Ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Questo case può ospitare anche schede madri dalla Extended ATX in giù. Però in questo caso noi abbiamo i 9 standoff classici della TX, che personalmente non sono necessari, nel senso, voi di norma dovreste avvitarli tutti e 9, cioè appoggiate sopra la scheda madre e li avvitate. Io personalmente ne avvito 2, 3, 4 se proprio voglio essere preciso, perché credetemi, la scheda madre non è che si muove e va girando per il case, quindi adesso vi faccio vedere. Sempre con molta attenzione si prende la scheda madre su parti che non rischiano di essere danneggiate, quindi io suggerisco la parte posteriore qui, magari le RAM senza premere troppo sulle RAM, o magari qui sul chipset. E ecco qui l'IO shield posteriore, che è questa parte che per fortuna hanno cominciato a includere nelle schede madri, perché prima ci si dimenticava di inserirlo tante volte. Si fa, guardate, infilare qui e il gioco è fatto. Punto. Non si deve fare null'altro. La scheda madre è installata. Vedete che i buchi che sono sulla scheda madre sono in corrispondenza delle viti che abbiamo visto prima, e possiamo tranquillamente procedere ad avvitare la scheda madre allo chassis. Diciamo che la vite principale che dovete montare è quella che si trova qui, che appunto è quella centrale. Qui è dove si incontrano tutte quante le forze, perché pensate che una volta che la scheda madre sarà nel case, la forza principale sarà quella di gravità che praticamente la spingerà verso il basso. Quindi guardate, già mettendo questa qui, praticamente stringendola forse non troppo perché non l'ho stretta assolutamente, il tutto dovrebbe essere più che saldo. Guardate, non si muove più. Già questa basterebbe, però dato che sto facendo un tutorial, adesso ne metto giusto qualcun'altra per essere proprio sicuro che questa scheda madre cattiva non scappi dal case. Ne metto un'altra qui. Ok. E volendo ne mettiamo un'altra qui, e l'ultima che tendo a mettere è questa qui in basso, così che praticamente si viene a creare un triangolo. Sì, lo so, non ha senso questo a livello di fisica, però mi piace pensare che un triangolo possa aiutare a mantenere la scheda madre in posizione. Ok, perfetto, la scheda madre è bella, cioè se io muovo la scheda madre si muove tutto il case, non si muove solo la scheda madre, quindi direi che possiamo procedere con questo, il dissipatore a liquido, e credo di dover cambiare inquadratura perché così voi vedete poco. Adesso arriva la parte bella che tutti quanti stavano aspettando: quanta pasta termica ci va sul processore? Per fortuna Be Quiet include nella confezione del dissipatore un comodissimo dosatore di pasta termica, che suppongo sia monouso, quindi voi praticamente che fate? Prendete
e ne mettete un pochettino qui. Ora, voi credete, questa è più che abbastanza, anzi io ce ne metterei pure un altro po', perché il 5800X è un processore abbastanza caldo. Sì, fondamentalmente questo qui era un dosatore monouso, quindi va più che bene. Adesso prendiamo il water block del dissipatore e ricordiamo che qui sotto c'è un'etichetta molto importante che dice: attenzione, please tear off the tape before you use it. Strappa questo prima che, opla, usiate il dissipatore. Vedete che il tutto arriva già con due viti che si andranno a incastrare sul sistema di montaggio che abbiamo appunto montato precedentemente. Quindi facciamo così, lo posizioniamo in corrispondenza delle viti e cominciamo, però non ci è andato in corrispondenza delle viti, e avvitiamo. Quindi prendiamo qui e stringiamo poco prima da un lato, l'altro c'è nel buco, sì, ok. Quindi facciamo così, si stringe poco alla volta sopra e poco alla volta sotto, fino ad arrivare, finché le viti non stringono più, ovviamente facendo sempre attenzione a non stringere il tutto in maniera eccessiva. Quindi piano piano, buono buono, come diceva una vecchia pubblicità, e il tutto è fissato come si deve. Devo anche ammettere che il match cromatico che c'è adesso fra dissipatore a liquido e scheda madre, perché questo argento è molto simile, questo alluminio è molto simile all'argento che c'è qui, mi piace davvero tanto. È qualcosa che non avevo, che avevo considerato, ma non pensavo che sarebbe uscito così bene alla vista, devo essere sincero. Qui la vite può andare un altro po', giusto? Va bene, io credo che comunque siamo alla giusta pressione di montaggio. Arrivati a questo punto, vediamo che dal water block esce un connettore ARGB. Questo qui anch'esso sarà collegato alle altre ventole in daisy chain. Daisy chain significa che vengono collegate tutte quante assieme, l'una insieme all'altra, e poi collegate tutte quante a un hub. Quindi questo qui lo prendiamo e lo facciamo passare qui dietro, dove abbiamo fatto passare gli altri cavi, nella parte superiore, quindi, e ce ne occuperemo dopo. Per ora qui dobbiamo collegare solamente l'alimentazione della pompa, che è questa qui. Questo qui deve andare su CPU fan, che è una, che è uno dei connettori che si trova proprio qui. Non deve andare su CPU fan, bensì deve andare su CPU OPT, che dovrebbe essere l'alimentazione della pompa. Quindi io di norma basta fare così, ok? Entra solo in un verso, è una cosa estremamente semplice da fare. Però non mi piace, perché è molto sporco a livello estetico, perché questo cavo che penzola qui non è proprio dei più belli da vedere. Quindi chissà se riesco a farlo, perché la vedo molto difficile da questa angolazione. No, non credo di riuscirci. Io farei passare l'alimentazione della pompa qui dietro e poi in un secondo momento lo farò uscire da qui e lo collegherò qui di nuovo, così che il tutto risulti un po' più pulito. E se proprio voglio fare la cosa da pro, aspettate, ecco qui. Sì, le ventole hanno praticamente, guardate, c'è questa parte dove è possibile infilare il cavo. Se faccio passare il cavo qua dietro, il tutto dovrebbe risultare ancora più pulito, perché non c'è nessun cavo a penzoloni davanti alla ventola. Quindi facciamo così e lo facciamo passare di qua. Easy, molto molto easy. Comunque, scherzi a parte, proprio bellino sto match di colore, mi piace davvero tanto.
Ora, la parte posteriore del case dovrebbe apparire così. Praticamente, i cavi che abbiamo fatto passare da sopra, i cavi delle due ventole del dissipatore a liquido, sono qui. Qui abbiamo il cavo d'alimentazione della pompa. E, ok, è abbastanza ordinato perché la parte superiore è appunto sopra, la parte inferiore è sotto, quindi cerchiamo di non mischiare questi cavi. Il PC11 Dynamic ha questa grande ala, diciamo, di metallo, che serve a separare il retro del case dalla parte totalmente esterna. Quindi adesso noi andiamo a svitare le tre viti che la tengono in posizione e guardate, abbiamo praticamente la parte posteriore dei grommet di gomma che vedevamo prima. Adesso, prima di fare un po' di cable management dietro e pensare a dove collegare questo, dobbiamo fare una cosa, e cioè dobbiamo identificare i cavi che ci serviranno nella parte frontale. Innanzitutto il cavo USB 3.2, quindi lo facciamo passare di qua perché c'è questa comoda guida e lo facciamo andare qui perché questo qui deve essere collegato alla scheda madre. Ci servirà poi questo, che è il cavo USB 3.0 del pannello frontale. Il cavo HD audio, sinceramente, non tenderei a collegarlo, quindi magari gli faccio fare un giretto così e lo metto qui dentro. Questo qui è un cage per gli hard disk o per gli SSD. E i pin del pannello frontale, essendo il connettore del pannello frontale nella parte bassa della scheda madre, farò così e il tutto per ora è abbastanza ordinato. Ma adesso dobbiamo innanzitutto capire dove mettere questo, ma io ho già un'idea di dove metterlo, cioè metterlo qui dentro. Quindi dobbiamo cominciare a pensare ai vari collegamenti dell'alimentazione. Quindi dobbiamo prendere l'alimentatore. Come diceva un vecchio saggio, l'alimentatore non è semplice e abbiamo con noi un PurePower 11FM di Be Quiet, dalla capacità, che non è proprio corretto dire capacità, ma dall'erogazione massima di... nemmeno questo è corretto. È praticamente un 650 watt 80 plus gold, che è più che abbastanza per la nostra build, però riesce tranquillamente ad arrivare anche a 810 watt di potenza erogata. Ad ogni modo, essendo questo un alimentatore ATX, in formato standard quindi, ha 4 viti. 1, 2, 3 e 4, che dovranno essere posizionate in corrispondenza dei buchi che sono qui sul case, e poi il tutto dovrà essere avvitato. Quindi spostiamo un pochettino di cavi e cominciamo anche a pensare a cosa deve essere collegato in questa zona dell'alimentatore. Sicuramente deve essere collegato un cavo per la CPU. Il cavo per la CPU è questo qui, P8, 8 pin, quindi si collega qua. Sicuramente deve essere collegato un 24 pin per la scheda madre, quindi vedete che qui praticamente si splitta, e allora questo va qui, se riesco a infilarlo, ok, e quest'altro va qui. Dovreste sentire dei click quando il cavo arriva a fine corsa. Per l'alimentazione della scheda video, che vi faccio vedere dopo quale scheda video utilizzerò, vi ricordo questo qui è un PC da streaming, quindi non serve enorme potenza grafica, serve un cavo PCI Express, e qui abbiamo le rail PCI Express, per cui basterà fare così. Benissimo. E ci serve poi dell'alimentazione SATA. Questo perché? Non per gli hard disk, bensì per l'hub. Perché l'hub, vedete, ha un connettore di alimentazione SATA che corrisponde precisamente a questo. Quindi dovranno essere collegati in questo modo. Quindi possiamo andare a inserire qui dove c'è scritto drives un connettore, per cui
A posto, l'alimentatore è completo tranne che per un cavo, che è l'altro cavo di alimentazione della CPU. Dato che prima il tutto era collegato su una scheda madre Mini TX, non c'era bisogno del secondo cavo d'alimentazione per la CPU, ma adesso lo prendo e lo colleghiamo. Avevo qualche problema a trovare il secondo cavo della CPU, vi faccio vedere il perché. Di norma un cavo EPS, quindi di alimentazione della CPU, è così, ha 8 pin. Non so se riesco a farvelo vedere bene. Ha 8 pin. Questo qui invece ha 8 pin, sì, che però devono andare nell'alimentatore, ed esce a 4 pin. Ok? Pensandoci bene, è una cosa giustissima. Perché? Perché questo è un 650 watt di alimentatore. Non deve andare a alimentare sistemi estremamente potenti che quindi necessitano di due cavi EPS da 8 pin per quanto riguarda l'alimentazione del processore. Quindi è giusto che ci sia un 8 pin qua e un 4 pin qua. Per cui adesso che cosa facciamo? Innanzitutto aggiustiamo un pochettino il fuoco. Prendiamo le viti dell'alimentatore, che escono proprio dalla confezione dell'alimentatore, e sono queste qui, sono le viti che andranno a fissare l'alimentatore allo chassis, e andiamo ad avvitare il tutto al case del nostro PC. Attenzione, attenzione, questo case è considerato dual chamber, quindi c'è un tantissimo spazio per l'alimentatore, per cui non dovreste avere enormi problemi nel montaggio. Va messo così, con la ventola in posizione verso l'esterno, perché quando andremo a coprire il PC, il case, scusatemi, qui ci sarà una parte bucherellata, così che l'alimentatore possa prendere aria per raffreddare i componenti interni se mai dovesse essercene bisogno. Sì, io, sembra che io lo stia facendo senza guardare, ma in realtà ho guardato, quindi ho messo una vite qui, vi farò vedere al lavoro finito il tutto come dovrebbe essere, e mi metto e avvito il tutto. Una volta avvitate le viti, quindi una, due, oddio non so se riesco a farvela vedere questa, altre due, sì, tre e quattro, il tutto dovrebbe apparire così. In pratica abbiamo collegato tutte le parti principali per l'alimentazione, per cui credo sia arrivato il momento di cominciare a fare un po' di cable management e cominciare a capire dove i vari componenti, i vari cavi, scusatemi, debbano andare per l'alimentazione totale del case. Allora, abbiamo detto che, prima di tutto, vi ricordate questo cavo? Questo è quello della pompa del dissipatore. Abbiamo detto che possiamo farlo passare davanti, così che lo colleghiamo direttamente sulla scheda madre. A posto, credo di poterlo mettere comunque su qualsiasi tipo di connessione. Alimentazione del processore: dato che la scheda madre ha un 8 pin e un 4 pin, i cavi in pratica si fanno passare di qua, e dato che i grommet qui sono già pieni, il PCIe Dynamic permette di avere uno spazio qui, un buchetto qui, cerco di farvelo vedere meglio. Ok, non riesco nel migliore dei modi, ma qui c'è un buco che poi vedrete nella parte frontale, e io tendo a far passare i cavi di qua. Uno. L'8 pin è andato, e adesso facciamo passare il 4 pin. E due. Benissimo, in questo caso possiamo tendere un po' i cavi, così che il tutto possa risultare un pochettino più ordinato. Abbiamo poi il cavo, il 24 pin praticamente, per la scheda madre. Dato che più o meno si trova a questa altezza, si fa passare qui, si spostano un po' di cavi. Poi nella parte frontale andremo a collegare tutte le cose che vediamo in questo momento. Quindi si prende, si fa passare attraverso il grommet centrale e stucchete, a posto. Cos'altro abbiamo? Abbiamo il cavo PCI Express, e cioè quello della scheda video, che possiamo tranquillamente far passare da sotto, perché ce ne serve soltanto uno, quindi riusciamo tranquillamente ad alimentare la nostra scheda video. Facciamo passare di qua.
e abbiamo come ultimo cavo questo qui, il cavo SATA. Come abbiamo detto in precedenza, questo qui servirà per alimentare il nostro hub ARGB e hub per le ventole. Quindi andiamo a svitare qui. Questa adesso è la parte divertente, perché tutti i cavi saranno collegati e il tutto risulterà decisamente molto più ordinato rispetto a prima. Poi alla fine lo so che non risulta ordinato, perché io sono estremamente disordinato quando si tratta di fare queste cose, però va bene così. Infatti un cavo non è passato per bene, il cavo di una ventola. Non so dove si sia incastrato, sinceramente. Quindi queste sono cose che capitano, ovviamente. Quindi si fa così, il tutto si rigira. Non so dove si sia incastrato personalmente. Forse è questo. C'è qualcosa che si è incastrato qua. Non lo so. Ad ogni modo, questa qui è la pompa. La colleghiamo su CPU OPT. Vediamo un po' come va. E nel frattempo, visto che siamo nella parte frontale, scusatemi, ci troviamo e cominciamo a collegare i cavi EPS nella parte superiore, perché qui abbiamo un 8 pin e un 4 pin. Quindi il 4 pin si collega qui e l'8 pin si collega qui di fianco. Purtroppo, non avendo altre postazioni per la fotocamera, non riesco a farvi vedere meglio l'inserimento, però fondamentalmente il tutto è così, ok? Si collegano qui su, molto semplice. Il 24 pin invece, che è questo bimbo grande, si deve collegare qui sull'unica presa 24 pin. Quindi si mette e stuc, dovrebbe essere andato. Questo cavo è molto importante, perché dice alla scheda madre quando accendersi e quando spegnersi. Qui invece abbiamo il PCI Express, che per ora possiamo lasciare qui, dato che non abbiamo ancora attaccato la scheda video. E ho fatto una stupidaggine, perché avevo dimenticato che questa scheda madre non porta il cavo USB-C. Quindi questo cavo ce lo riportiamo dietro quando andiamo a rigirare il case. Benissimo, nessun problema. Però dobbiamo collegare l'USB. L'USB va collegato qui praticamente, proprio sotto il cavo 24 pin, in una maniera estremamente semplice, perché c'è un piccolo notch qui, un attimo cerco di farlo vedere meglio, c'è un piccolo notch qui, quindi il tutto va semplicemente in un solo modo, non potete sbagliarvi assolutamente. Quindi si prende, magari un po' di luce in più sarebbe meglio, mi sto facendo ombra da solo, e toc, il tutto è andato. Allora, non utilizzeremo altre porte per USB, ventole e altre cose, se non quella che ci servirà dopo per l'hub delle ventole, perché per fortuna appunto abbiamo un hub, quindi non dobbiamo occupare altre porte. Benissimo, adesso voglio capire un attimo se c'è effettivamente qualche cavo che si è incastrato. Ok, a quanto pare siamo fortunati, perché non c'è nessun cavo che si è incastrato. Il cavo che vedevo prima singolarmente, e cioè, vediamo se lo riesco a riacchiappare, e cioè questo, è il cavo della pompa, il cavo dei LED della pompa. Quindi è giusto, perché qui ne ho 4 in mano, come è giusto che siano, e qui c'è solo un cavo. Lo so, voi vedete 10.000 cavi, ma fidatevi, in questo disordine c'è dell'ordine. Questo qui è il connettore per cui prima non abbiamo trovato la porta nella parte frontale, quindi lo mettiamo qui, perché appunto non ci serve. E adesso andiamo a collegare l'hub. Come prima cosa dobbiamo collegare l'alimentazione. L'alimentazione, come ho detto prima, è questo qui, il SATA. Quindi prendiamo il cavo SATA che abbiamo lasciato prima, lo collego proprio al primo, così nel caso in cui, non lo so, poi più avanti volessi collegare altre periferiche, c'ho dei cavi che sono facilmente raggiungibili, e basta fare così. Tuc. Vi faccio vedere meglio, c'è un picco, ci sono dei notch praticamente. C'è la forma, quindi è molto molto difficile sbagliarsi. È estremamente semplice riuscire a trovare invece la parte giusta, quindi si fa così. Tac. E abbiamo collegato l'alimentazione. Allora, questo cavo per ora lo appoggiamo qui.
dato che questo hub, vediamo un po' come funziona, perché è la prima volta per me che lo utilizzo. Abbiamo alimentazione, no, questo qui è il PWM, giusto? In pratica, PWM, questo cavo deve essere collegato alla scheda madre, così che possiamo andare a controllare la curva delle pendole direttamente da software. Questo qui invece ARGB in, ottimo, dobbiamo trovare tutti i cavi ARGB per sincronizzare tutte le lucine. Quindi tolgo un po' di mezzo le cose e facciamo, allora prendiamo tutti i cavi ARGB, dovrebbero esserne 5 in totale, anzi 6 contando quello della pompa. Quindi facciamo così, li dividiamo un pochettino da quelli dell'alimentazione, per cui abbiamo due cavi ARGB qui, pin del pannello frontale, che schifo, gli altri tre devono stare per forza qua sotto. Ok, spettacolo. Dato che le light wings, cioè le ventole che abbiamo messo nella parte di sotto, sono, guardate, si possono collegare tra di loro tramite praticamente tutti questi cavi RGB. Sapete che facciamo? Noi adesso li prendiamo e li colleghiamo, perché basta fare così. Basta praticamente prendere le due estremità e tuc. Benissimo. È molto semplice, perché maschio con femmina si riesce tranquillamente a fare tutto. No, al contrario, così. Magari senza distruggere nulla, perché sono dei pin sì in metallo, ma sono comunque molto delicati. Ok, poi questo qui lo possiamo collegare. Allora, questi due li colleghiamo al lab. Questa qui che è la pompa. No, un attimo, qual è la pompa? Perché questo qui è alimentazione. La pompa è questa qui. Questa qui che è la pompa. Facciamo così. Poi ragazzi, direte, ma cable management? Vi faccio vedere la figata del PCO11 Dynamic tra poco. Ecco perché il cable management per adesso non me ne sto occupando più di tanto. Allora, qui abbiamo gli ingressi ARGB, quindi si prende questo e si collega qui. In maniera, non al contrario, in maniera molto semplice. Benissimo. Dovremmo avere altri due cavi ARGB da collegare. Tu devi andare sulla scheda madre, quindi per adesso non ci servi. Tu sei un ARGB. Lo so, è incasinatissima sta parte. Però è anche questo il bello dell'assemblaggio del PC, puoi riuscire a trovare un ordine nel proprio disordine. Questo qui è un altro ARGB e dobbiamo collegarlo qui. Quindi facciamo così. Adesso noi abbiamo in totale 5 ventole collegate, giusto? Dobbiamo trovare, ecco qua, i cavi di connessione delle ventole, dell'alimentazione delle ventole. Quindi si prendono, facciamo uno, poi facciamo due, poi qui facciamo tre, easy, facciamo quattro, mettiamo, poi però devi entrare, quattro, e facciamo 5. Benissimo. Ora da qui dovremmo avere soltanto due connessioni che partono. Pensate che abbiamo collegato tutto ad un unico hub. Qui ora abbiamo un cavo d'alimentazione, cioè meglio, questo qua è un cavo PWM, perché qui possiamo poi andare a controllare i giri delle ventole. E qui abbiamo un cavo RGB che deve essere collegato all'interno della scheda madre, così che possiamo sincronizzare tutti gli RGB all'interno della nostra build. Adesso voi direte, ma mosso casino, come lo aggiusti? Semplice, non lo aggiustiamo, ragazzi. Perché, come ho detto prima, il PCO11 Dynamic, avendo quella paratia segreta che è qui dietro, vi permette di fare cable management non facendo cable management. Perché, ripeto ancora una volta, si dice management, no management, si dice management. Ora, dovrei semplicemente controllare un attimo dove si trovano le porte ARGB della scheda madre. Quindi giro un secondo il tutto e vediamo un po', così che possiamo un attimo capirlo assieme. Allora, la porta ARGB si trova qui in basso, quindi dobbiamo far passare i cavi da sotto. Invece quello delle ventole
Essendo comunque un dissipatore, essendoci comunque un dissipatore per le ventole collegato, io collegherei il cavo delle ventole qui su CPU fan. Così che almeno non dovremmo avere problemi per quanto riguarda la temperatura del processore, perché tutte le ventole si muoveranno poi seguendo la temperatura del processore. Più alta la temperatura del processore, più gireranno veloci le ventole e più il potere dissipante sarà immediato. Quindi che cosa facciamo? Abbiamo detto, questo qui che è il cavo ARGB deve andare praticamente nella parte inferiore del case. Questo qui che invece sarà collegato alla temperatura del processore. Lo facciamo passare da sopra, sperando che passi. Sì, ma in un solo connettore dovrebbe passare facilmente. E infatti è andato molto, molto facilmente. Lo mettiamo qui. Quindi è sempre nel grommet superiore. Questo qua invece ci arriva sulla scheda madre. Sì, dovrebbe arrivarci. Era più o meno qua, mi sa. Adesso girando il case, dovremmo trovarci due connettori. Allora, questo qui per della CPU è qua e quindi è abbastanza semplice da trovare, è abbastanza semplice da collegare. Basta collegarlo su CPU fan. Quindi lo colleghiamo qui e a posto. Nella parte superiore abbiamo collegato tutto. Questi cavi adesso li possiamo anche schiacciare un pochettino così in modo tale da dare un po' più di ordine nella parte frontale. E adesso devo trovare il cavo RGB che ho perso di nuovo. Ok, dopo aver provato per 2 minuti a prendere questo cavo, questo adesso lo prendiamo e lo colleghiamo alla porta ARGB, che adesso vi faccio vedere meglio, che si trova in questa posizione. Ovviamente la disposizione delle porte cambia in base al vostro case, quindi ok, è andato benissimo, il tutto è collegato, ci manca soltanto la scheda video e loro i pin del pannello frontale. Io ho una paura assurda nel collegare sti cosi, lo facciamo dopo. Adesso però dobbiamo un pochettino aggiustare i cavi che sono dietro, non che ce ne sia appunto un vero bisogno, ma non li possiamo lasciare così. Quindi, io sinceramente parlando, vi ripeto, non è che tenda a fare un cable management estremo quando si parla del PCIe 11 Dynamic. Io tendo praticamente a mettere tutti quanti i cavi qua, perché tanto sono al sicuro, non succede nulla. Qui che cosa abbiamo? I pin del pannello frontale che devono andare avanti. Faccio praticamente, vedo dove c'è un po' più di spazio, faccio così. Questa è la cosa comoda di questo case ed ecco perché mi piace così tanto. Prendiamo l'ala che vi ho fatto vedere prima. Questo si mette dietro. Pam! Tutto in ordine, più o meno. Tutto in ordine, c'è qualche cavo che esce di qua, ma fondamentalmente finché non vanno a dare fastidio al funzionamento della macchina o all'estetica nella parte frontale, sinceramente non è che ci interessi più di tanto. Quindi ora bisogna riavvitare qui, se riesco ad acchiappare. Ok, benissimo, la filettatura. Qui ho l'altra vite. Benissimo. E ora l'ultima si trova qui in basso, proprio qui, proprio, guardala proprio al di fuori dell'inquadratura, qui. Quindi questa qui si mette qua. È fatto. Ora c'è questo cavo che purtroppo è capitato qui, ma no, non ci dà assolutamente fastidio. Davvero non ci dà fastidio. Quindi ora giriamo un pochettino il case e vediamo se davanti c'è qualcosina che possiamo aggiustare. No, direi di no. A parte il cavo ARGB della pompa che se ne va un po' girando per fatti suoi, per il resto mi sembra comunque tutto abbastanza ordinato. Manca solamente appunto la scheda video e i pin del pannello frontale. Pin del pannello frontale che devo comunque
collegare, credo, in questa zona bassa, e devo, bisogna assolutamente vedere il manuale della scheda madre. Ecco a voi dove andare a cercare quando vi serve qualche informazione importante per quanto riguarda il pannello frontale. Allora, praticamente, questo è lo schema del connettore che si trova qua, quindi più o meno in questa parte della scheda madre. Io ci metterò un po' nel collegare il tutto, perché devo trovarli un secondo. Bisogna praticamente collegare questi piccoli pin dove dice lo schema, e vi faccio vedere una volta il lavoro finito. Questo a cosa serve? Serve semplicemente a permettere al case di accendere il computer quando premete il tasto d'accensione, perché sì, serve a questo il pannello frontale, a questo, al reset, e fondamentalmente sono queste le funzionalità più importanti. Vi faccio vedere tra poco. Ora, credo che per me sia praticamente impossibile farvi vedere il collegamento dei pin del pannello frontale. Ad ogni modo, il tutto è collegato, credo, in maniera giusta, quindi non dovremmo avere problemi per quanto riguarda l'accensione. E non ci resta soltanto da... Devo chiudere un attimo la lente perché è tutto troppo luminoso. Ok, ci resta soltanto da inserire la nostra scheda video. La scheda video è l'ultima cosa che mettiamo perché è la più semplice fondamentalmente da montare. Quindi che facciamo? Apriamo lo slot PCI Express tramite questa linguetta. Se sentite il tac significa che è aperto. E andiamo a mettere questa scheda video. Questa è una Gigabyte 1060 da 16... da 16 magari. da 6 giga di RAM di GDDR5. È una scheda video momentanea, perché, come ho detto, ho intenzione di provare le nuove funzionalità di OBS, quindi ho bisogno di più potenza grafica. Lo faccio vedere meglio. Questa è la connessione PCI Express che deve essere collegata nella porta PCI Express. Come per ogni cosa c'è un notch che potete vedere tranquillamente qui, lo faccio vedere meglio cercando di mettere a fuoco il tutto, c'è un notch qui che potete utilizzare per orientarvi. Non potete assolutamente sbagliare con la scheda video, perché la scheda video va in un solo posto, o qui o qui, ma ovviamente se lo potete mettere sopra, mettetelo sopra, quindi si allinea il tutto e si dà un colpetto a posto. Il tutto è inserito e avvitato, e direi che possiamo mettere le viti per tenere ferma la scheda video, perché questa sì che va girando per il case se non la tenete ferma. Quindi una la mettiamo sopra e un'altra la mettiamo sotto. Questa è una scheda a doppio slot, quindi quando le, che bei ricordi quando le schede video praticamente non pesavano 3 kg e non erano alte 1,20 m. Molto molto carina. E alla fine mi dispiace solo che questo sia un cavo splittato a Y, porca miseria, perché potevo uscire ancora più clean. Praticamente si prende, si uniscono le due estremità 6 e 8 pin e si infila il tutto qui. Dovete stare attenti ad allineare per bene questa parte, io non l'avevo allineata per bene, ma sono errori stupidi. Opla! Una volta allineato il tutto per bene, ecco come risulta il PC. Adesso non ci resta che provare innanzitutto se si accende, secondo installare Windows. Avevo una pennetta qui da qualche parte con Windows, eccola qui. Semplicemente mettere la pennetta dietro la scheda madre e dire al programma di installazione dove andare a installare il sistema operativo. Ovviamente è inutile che io vi dica come si installa Windows, perché esistono, credo, 12 miliardi di video su come preparare l'installazione di Windows 10 o anche di Windows 11, quindi la vedrei semplicemente una piccola perdita di tempo, sinceramente. Ad ogni modo, questo era come si assemblava il PC, e adesso dobbiamo un attimo vedere se il tutto funziona come dovrebbe funzionare. Prima di fare ciò però, che cosa facciamo? Tiriamo un pochettino questi cavi di qua, non perché diano fastidio al funzionamento del PC, ma perché è semplicemente più bello avere meno cavi possibili in giro. Quindi spingiamo il tutto dentro dove dovrebbe andare, quindi direi che così va già più che bene. Attenzione a non piegare troppo questo, il 24 pin, perché sebbene sia un cavo bello massiccio composto da molti filamenti, potrebbe in effetti con una piega troppo brusca rischiare di spezzarsi, ed è una cosa che noi effettivamente non vogliamo. Questo cavo ARGB
devo trovare una soluzione. Possiamo anche fare così. E l'ho messo sotto praticamente il CPU OPT. Magari facendo così forse è un pochettino più ordinato. Ad ogni modo, adesso vi lascio alla prova dell'accensione del PC, ma sicuramente il PC si accende, e vediamo un pochettino, teniamo in check le temperature, vediamo un po' se il tutto è andato a buon fine, ok? A fra poco. Allora, se siete arrivati a questo punto del video, siete dei king, letteralmente, per cui mettete un mi piace, perché credo che il video vi sia piaciuto se siete arrivati fino a qui. Cosa c'è da dire al riguardo? Mi è piaciuto molto assemblare questo PC, a parte qualche piccolo inconveniente che avete visto in video. Il tutto è uscito decisamente molto bello dal punto di vista estetico. Ho avuto semplicemente qualche piccolo problema con il primo BIOS della scheda madre, ma è una cosa che non si dovrebbe mai fare, ad operare un PC con il BIOS di default della scheda madre. Dovete sempre aggiornare l'ultima versione stabile. Quali erano i problemi? Non mi permetteva di fare undervolting a questo processore. Il 5800X sappiamo che è un ottimo processore per le performance, ma dà un bel po' di problemi per quanto riguarda le performance termiche. Infatti questo processore, sebbene sia stato lockato a 1.35V poi con l'ultimo BIOS stabile e lockato appunto da BIOS 1.35, sotto Cinebench R20 arriva comunque a 80 gradi, che tutto sommato con un dissipatore a liquido con radiatore da 280 mm in estate e con una silenziosità tale tipica di Be Quiet è davvero un ottimo risultato su questo chip specifico. L'avete visto dalle immagini, in idle ci aggiriamo più o meno sui 40 gradi, 40 gradi è qualcosa di estremamente buono per un 5800X, quando poi si va a lanciare un benchmark certo che sale la temperatura, ma dato che questo sarà un PC utilizzato per lo più, no soprattutto e solo, per lo streaming e la registrazione di clip, il computer e specialmente il processore non arriverà mai ad una temperatura tale da essere preoccupante, cioè tipo a 80 gradi non ci arriverà mai. La scheda video l'abbiamo provata anche in live, ve l'ho fatta vedere in live, e picca comunque intorno ai 60-65 gradi, ma stiamo parlando comunque di una 1060, quindi non è molto energivora, biventola, quindi è normale che le temperature siano così. Per cui credo non ci sia null'altro da aggiungere, sono estremamente soddisfatto di come la build sia uscita, sono soddisfatto delle performance, perché in streaming mi hanno detto, perché questo l'ho già provato ovviamente, voi il video lo vedete dopo che io ho fatto tutti quanti i test, mi è stato detto che comunque la qualità video è migliorata rispetto a prima, perché appunto grazie all'encoder della scheda video eccetera eccetera il tutto risulta decisamente più godibile in streaming, quindi che dire, evviva, sono estremamente contento. Comunque dopo un'ora e passa di video io credo di potervi salutare e vi ringrazio per aver guardato il video, vi ricordo comunque di mettere un mi piace, iscrivervi al canale, accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto di G, e ci vediamo un prossimo video sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli, ciao.